Capitolo 5. Bugiardo. Nonostante la cura con cui Alfred Lanning si accese il sigaro, non riuscì a nascondere un leggero tremore alle dita. Iniziò a parlare fra una boccata e l'altra, aggrottando le sopracciglia grigie. Ah, certo che legge il pensiero. Su questo non c'è ombra di dubbio. La domanda, disse fissando negli occhi Peter Boger, direttore matematico della US Robots. E perché? Bogart si lisciò con entrambe le mani i capelli neri. È il 35esimo esemplare del modello RB che pronunciamo, Lanning. Tutti gli altri erano perfettamente conformi. Il terzo uomo al tavolo pareva a disagio. Milton Ash era il dirigente più giovane della US Robots and Mechanical Man Corp e ne andava fierissimo. Ascolta, Bogart. In fase di assemblaggio è andato tutto liscio. Dall'inizio alla fine. Te lo garantisco. Le labbra carnose di Bogart si allargarono in un sorrisetto condiscendente. Ah sì? Se sei in grado di rispondere per tutta la linea di assemblaggio, ti propongo una promozione all'istante. Ah sì? Se sei in grado di rispondere per tutta la linea di assemblaggio, ti propongo una promozione all'istante. La produzione di un singolo cervello positronico richiede, se vogliamo essere precisi, 75.234 operazioni e ognuna dipende da una quantità di fattori che varia fra i 5 e i 105. Per rovinare un cervello basta un errore in uno solo di essi. Sto citando dal rapporto che hai scritto tu, Ash. Milton Ash arrossì, ma una quarta voce si sovrappose alla sua risposta. Se vogliamo cominciare già adesso con lo scaricabarile, io me ne vado. Susan Calvin sedeva con le mani strette in grembo. Le rughe, appena accennate agli angoli delle sue labbra pallide e sottili, parvero farsi più marcate. Abbiamo a che fare con un robot che legge il pensiero e a me parrebbe piuttosto importante capire come sia possibile che ci riesca. Non penso che ci arriveremo in fretta a colpi di «è stato lui», «sei stato tu». I suoi occhi grigi scoccarono ad Ash uno sguardo raggelante. Lui sorrise. Anche Lanning sorrise. Come sempre, in occasioni del genere, i lunghi capelli bianchi e gli occhietti scarlatti gli davano l'aria di un patriarca biblico. Hai ragione come al solito, dottoressa Calvin. All'improvviso la sua voce si fece tesa. Ecco la situazione in breve. Abbiamo prodotto un cervello positronico che in teoria è standard, se non fosse per la sua interessantissima capacità di sintonizzarsi sulle onde cerebrali umane. Per la robotica questo rappresenterebbe il progresso più significativo da decenni a questa parte. Se solo sapessimo com'è accaduto. Ma non lo sappiamo. E dobbiamo scoprirlo. Tutto chiaro? Posso offrire un suggerimento? Domandò Bogart. Prego. Direi che finché questo pasticcio non sarà risolto, e da matematico mi aspetto che sia un pasticcio complicatissimo, l'esistenza di RB34 dovrà restare segreta. Persino per il resto dello staff. Siamo tutti dirigenti, una soluzione e dovremmo riuscire a trovarla, ma fino ad allora meno persone lo sapranno e meno... Bogart ha ragione, disse la dottoressa Calvin. La propaganda antirobotica non fa che intensificarsi da quando il codice interplanetario è stato modificato per concederci di testare i robot in fabbrica prima di spedirli nello spazio. Se dovesse girare voce di un robot che legge il pensiero, prima che possiamo annunciare di averlo sotto controllo, sarebbe un'arma efficacissima contro di noi. Lanning aspirò dal sigaro e annuì pensoso. Si rivolse ad Ash. Se non sbaglio, hai detto che eri da solo quando è cominciata questa storia. Sì che ero da solo e mi sono preso uno spavento che non vi dico. RB34 era appena sceso dal banco di assemblaggio e l'hanno mandato da me. Oberman era in giro, quindi sono stato io a portarlo giù in sala test. O almeno ci ho provato. Ash esitò e un sorrisetto gli increspò le labbra. A voi è mai capitato di portare avanti una conversazione mentale senza rendervene conto? Nessuno si prese la briga di rispondere e Ash proseguì. Sulle prime non ti accorgi, sapete. Mi ha parlato con tutta la logica e il buon senso che potete immaginare e soltanto quando eravamo già arrivati in sala test mi sono reso conto di non aver detto niente. Certo, avevo pensato molto,
Ma non è la stessa cosa, no? L'ho rinchiuso là sotto e sono corso subito da Lanning. Mi metteva l'angoscia l'idea che quel coso fosse lì accanto a me a frugarmi nella mente, scegliendo i pensieri che più gli interessavano. Lo capisco bene, disse Susan Calvin assorta. I suoi occhi si fissarono su Ash con una strana intensità. Siamo così abituati all'idea che i nostri pensieri siano privati. Lanning si intromise spazientito. Quindi lo sappiamo solo noi quattro. Bene, dobbiamo procedere con metodo. Ash, verifica la linea di assemblaggio dall'inizio alla fine. Tutto. Scarta ogni operazione di cui i margini di errore sono nulli e fai una lista di tutte quelle in cui non lo sono, specificando la natura e la potenziale gravità. Ah beh, una cosa da niente, sbuffò Ash. Proprio così. Mettici al lavoro tutta la tua squadra, tutti i tuoi sottoposti se necessario, non importa se salta il piano di produzione. Ovviamente non spiegargli perché. Ok. Il giovane tecnico ebbe un sorrisetto sarcastico. Resta comunque una bella grana. Lanning fece girare la poltroncina e fissò negli occhi Calvin. Lei affronterà la questione da una prospettiva diversa. In qualità di robopsicologa dovrà studiare direttamente il robot e tentare di risalire a una spiegazione. Cerchi di capire come mai è così. Veda se c'è qualcos'altro che si collega alle sue capacità telepatiche, che portata hanno, come impattano la sua visione del mondo. E se sono in conflitto con le caratteristiche di base del modello RB. Chiaro? Lanning non le diede il tempo di rispondere. Io coordinerò il lavoro e cercherò di dare un'interpretazione matematica dei dati. Sbuffò una boccata violenta e completò la frase borbottando attraverso una nuvoletta di fumo. Con l'aiuto di Bogart, è ovvio. Bogart si stava lustrando le unghie delle mani paffute. Disse in tono assente. Vorrei ben vedere. Un paio di cosine in merito le so anch'io. Bene, io mi metto al lavoro. Ash spinse indietro la sedia e si alzò in piedi. Un sorriso allegro gli stropicciò la pelle del volto ancora giovane. Il mio compito è il più infame di tutti. Devo darmi una mossa. Se ne andò, strascicando un saluto. Ciao. Susan Calvin rispose con un gesto del capo appena accennato, ma lo seguì con gli occhi fino a che non fu sparito e non rispose, fino a quando Lanning, tossicchiando, disse: Dottoressa Calvin, ora che ne direbbe di andare a dare un'occhiata a RB-34? Un cigolio smorzato e gli occhi fotoelettrici di RB-34 si alzarono dal libro. Susan Calvin, entrando, lo trovò in piedi. Si trattenne per riappendere sulla porta il grosso cartello vietato l'accesso e quindi si avvicinò al robot. Ti ho portato i libri sui motori iperatomici, Herbie. Un paio, perlomeno. Ti va di dargli un'occhiata? RB-34, noto in genere come Herbie, prese i pesanti volumi che la donna aveva in mano e aprì al primo frontespizio. Teoria dell'iperatomo. Lo sfogliò mugugnando fra sé e sé, e poi disse in tono distratto. «Si accomodi pure, dottoressa Calvin. Mi ci vorrà qualche minuto». La psicologa si sedette e osservò Herbie prendere posto al tavolo di fronte a lei e dedicarsi sistematicamente ai tre volumi. Dopo mezz'ora, li posò. «Io so come mai me li ha portati, è ovvio». Calvin ebbe un fremito all'angolo delle labbra. «Era quello che temevo». È difficile lavorare con te, Herbie. Sei sempre un passo avanti. Sa, per questi libri è un po' come per tutti gli altri. Non mi interessano. I vostri manuali non valgono niente. La vostra scienza è solo un ammasso di dati con qualche teoria buttata lì a tenerli insieme. Ed è tutto talmente semplice che a stento vale la pena di occuparsene. È la vostra narrativa che mi interessa. I vostri studi dei conflitti fra desideri ed emozioni umane. Accennò un gesto con l'enorme mano metallica mentre cercava le parole adatte. Calvin sussurrò. Penso di capire. Vede, io leggo le menti. Proseguì il robot. E non ha idea di quanto siano complicate. Non ho nessuna speranza di comprendere tutto perché hanno così poco in comune con la mia. Però ci provo. E i romanzi aiutano.
Va bene. Ma temo che dopo esserti sottoposto alla tortura emotiva dal romanzo sentimentale contemporaneo, c'era una punta di amarezza nella sua voce. Le menti vere come le nostre ti sembreranno scialbe e noiose. Al contrario. L'energia improvvisa della risposta la fece scattare in piedi. Si sentì arrossire e non riuscì a non pensare. Allora lo sa. Herbie si calmò di colpo e sussurrò in una voce in cui il timbro metallico era quasi del tutto assente. Ma certo che lo so, dottoressa Calvin. Ci pensa sempre. Come faccio a non saperlo? Lei si indurì in volto. E ne hai parlato con qualcuno? Certo che no. Stavolta era davvero sorpreso. Nessuno me l'ha chiesto. Beh, in questo caso, immagino tu mi ritenga una sciocca. Per nulla. È un'emozione normale. Forse è proprio per questo che è così sciocca. Ora nella voce di lei dominava la tristezza. Sotto la corazza del dottorato si intravedeva l'essere umano. Non sono quella che si potrebbe definire una donna attraente. Se si riferisce alla semplice attrazione fisica, non ho modo di dirlo. Ma se non altro, so che esistono altri tipi di attrazione. E non sono giovane. Susan Calvin a malapena aveva sentito le parole del robot. Non ha neanche 40 anni. Una vena ansiosa, insistente, si era insinuata nella voce di Herbie. Sulla carta 38, ma se consideriamo il mio approccio alla vita emotiva, valgono 60 e passa. Sono o non sono una psicologa? Proseguì affannata. Amara. E lui non ha neanche 35 anni e si comporta come se ne avesse persino di meno. Come pensi che possa vedermi? Se non così. Si sbaglia! Con un clangore, Herbie sbatté il pugno d'acciaio sulla superficie rivestita di plastica del tavolo. Mi stia a sentire. Ma Susan Calvin lo interruppe subito, furiosa, mentre il dolore e la paura nel suo sguardo si infiammavano di rabbia. E perché dovrei starti a sentire? Ma cosa ne vuoi sapere tu? Tu che sei una macchina! Per te sono solo un esemplare, un insetto con una mente interessante da piazzare sul vetrino e analizzare. Un magnifico esempio di frustrazione, no? Quasi degno dei tuoi romanzetti. La sua voce, rotta dai singhiozzi, si ridusse a un silenzio strozzato. Dopo quello sfogo, il robot fece un passo indietro. Scosse il capo con aria implorante. Ma perché non mi vuole ascoltare? Potrei essere d'aiuto se solo me lo permettesse. E come? Calvin arricciò le labbra. Offrendomi buoni consigli? No, non così. È solo che io so anche cosa pensano gli altri. Milton Ashe, per esempio. Seguì un lungo silenzio e Susan Calvin abbassò lo sguardo. Non mi interessa sapere cosa pensa. Tienitelo per te. Secondo me, invece, le interessa il come. Lei aveva ancora gli occhi bassi, ma il suo respiro si era fatto più rapido. Non dire sciocchezze, sussurrò. E perché dovrei? Sto cercando di darle una mano. Quello che Milton Ashe pensa di lei... Esitò. Allora la robopsicologa rialzò la testa. Sì. Il robot mormorò. È innamorato di lei. Susan Calvin rimase per un minuto buono a fissare il vuoto senza una parola. Poi... Ti sbagli. È ovvio che ti sbagli. Che senso avrebbe? Eppure è così. Una cosa del genere è impossibile da nascondere, perlomeno a me. Ma io sono così... Così... La frase sfumò in un balbettio. Lui non si ferma alle apparenze e ammira soprattutto l'intelligenza. Milton Ashe non è il tipo da ridurre una donna a una chioma bionda e un paio di gambe. Susan Calvin si rese conto che le bruciavano gli occhi e attese prima di parlare. Tuttavia la sua voce tremava. Eppure non mi ha mai dato il benché minimo segnale che... Insomma... Lei gliene ha mai dato l'occasione? E come potevo...
Non ho mai pensato che... Appunto. La psicologa si soffermò a riflettere, poi alzò di colpo lo sguardo. 6 mesi fa una ragazza è venuta a trovarlo qui in ufficio. Era carina, direi... magra. Bionda. E ovviamente sapeva a stento fare 2 più 2. Lui ha passato tutta la giornata a pavoneggiarsi, cercando di spiegarle come si costruisce un robot. Ora era tornata dura. Figurati se quella ci ha capito qualcosa. Chi era? Herbie rispose senza esitazioni. So di chi sta parlando. È sua cugina e le assicuro che non c'è alcun interesse romantico fra loro. Susan Calvin balzò in piedi con un entusiasmo quasi da ragazzina. Ma è stranissimo. È proprio quello di cui a volte mi illudevo anch'io, anche se non ci ho mai creduto sul serio. Allora è tutto vero. Corse verso Herbie e strinse a sé l'acciaio freddo della sua mano. Grazie, Herbie. La sua voce era un sussurro roco, affannato. Non parlarne con nessuno. Sarà il nostro segreto e... grazie ancora. Con queste parole e con un'altra strizzata convulsa alle inerti dita metalliche, se ne andò. Herbie tornò con lentezza al romanzo che aveva messo da parte. I suoi, di pensieri, non poteva leggerli nessuno. Lentamente, maestosamente, Milton Ash si stiracchiò, accompagnato da una sinfonia di scricchiolii e un coro di sbuffi. Poi squadrò il dottor Peter Bogart, con aperta ostilità. «Senti un po', disse. Lavoro a sta roba da una settimana, in pratica senza dormire. Quanto dovrà andare avanti ancora? Non avevi detto che la soluzione era il bombardamento positronico della camera iperbarica D?» Bogart sbadigliò con delicatezza e ispezionò con grande interesse le proprie mani bianchissime. «Infatti ci sto lavorando». Quando un matematico dice così, so fin troppo bene cosa significa. Quanto ci vorrà, ancora? Dipende. Dipende da cosa? Ash si spaparanzò sulla poltroncina, stendendo le gambe di fronte a sé. Da Lenning. Il vecchio non è d'accordo con me. È rimasto un po' indietro. E questo è il problema. È ancora aggrappato alla meccanica delle matrici come se fosse il toccasana universale, ma qui servono strumenti matematici più potenti. È così cocciuto. Ash, assonnato, mugugnò. Ma perché non chiediamo a Herbie e risolviamo tutto? Chiedere al robot. Bogart impennò le sopracciglia. E perché no? La zitella non te l'ha detto. Intendi la dottoressa Calvin? Esatto, proprio la Susie. Quel robot è un genio della matematica, sa tutto di tutto e qualcosina in più. Fa a mente gli integrali tripli e i tensori se li mangia a colazione. Il matematico lo fissò, scettico. Sei serio? Serissimo! La fregatura è che a quel cretino la matematica non piace. Preferisce leggere romanzetti. Giuro, dovresti vedere la robaccia che Susie continua a portargli. Passione scarlatta e amanti spaziali. La dottoressa Calvin non ci ha detto nulla di tutto questo. Beh, non ha ancora concluso l'analisi. Lo sai com'è. Le piace avere tutto fatto e finito prima di mostrare al mondo il grande segreto. Ah, te l'ha detto? Da qualche tempo, come dire. Abbiamo cominciato a parlare. Ultimamente la vedo un sacco. Spalancò gli occhi e corrugò la fronte. «Senti, Boogie, ma tu non hai notato nulla di strano in lei, di recente?» Bogart distese lo sguardo in un sorriso sguaiato. «Si mette il rossetto, è questo che intendi?» «Sì, fino a qui ci arrivo. Rossetto, cipria e ombretto, uno spettacolo straordinario. Ma non sto parlando di questo, non riesco a spiegarlo di preciso, è il modo in cui parla, non riesco a spiegarlo di preciso, è come se ci fosse qualcosa che la rende felice». Rifletté per qualche istante, poi scrollò le spalle. L'altro si concesse un sogghigno che per uno scienziato di mezza età era ancora passabile. Forse innamorata. Ash sentì che gli occhi si richiudevano. Tu sei fuori di testa, Boogie. Vai giù a parlare con Herbie, io me ne resto qui a dormire un po'. Va bene. Non che mi piaccia poi tanto avere un robot
che mi dice come fare il mio lavoro. E peraltro penso che non ne sarà nemmeno capace. L'unica risposta che ricevette fu un russare sommesso. Herbie ascoltò con attenzione tutto ciò che Peter Bogert, con le mani in tasca, gli raccontò ostentando indifferenza. Insomma, ecco tutto. Mi dicono che te ne intendi di queste cose e te lo chiedo più che altro per curiosità. Riconosco che nel mio ragionamento, per come te l'ho accennato, ci sono un paio di passi azzardati che il dottor Lanning si rifiuta di ammettere e mancano ancora diverse tessere del puzzle. Il robot non rispose e Bogert lo incalzò. Allora? Non vedo errori. Herbie studiò i calcoli scarabocchiati sul foglio. E non hai altro da aggiungere? Non oserei. Lei è un matematico molto migliore di me e io... Beh, non vorrei fare il passo più lungo della gamba. Nel sorriso di Bogert c'era un'ombra di soddisfazione. Sì, è più o meno quello che mi aspettavo. È un problema spinoso, lasciamo stare. Appallottolò gli appunti, li gettò nel condotto del riciclo e fece per andarsene. Poi però ci ripensò. A proposito, il robot attese. Bogert parve impacciato. C'è una cosa, forse potresti... Si interruppe. Herbie rispose a bassa voce. I suoi pensieri sono confusi, ma senza dubbio hanno a che fare col dottor Lanning. È stupido esitare, perché non appena si sarà calmato saprò cosa mi vuole domandare. Il matematico si portò una mano ai capelli per lisciarli, come al solito. Lanning ha quasi 70 anni. Disse come se non occorresse aggiungere altro. Lo so. E dirige l'azienda da quasi 30. Herbie annuì. Insomma, ecco, la voce di Bogert si fece implorante. Per caso sai se... se sta pensando di andare in pensione, se per ragioni di salute, che so io, oppure... Non so. Già, disse Herbie e non aggiunse più una parola. Allora lo sai. Certo. E... insomma, potresti dirmelo? Visto che me lo chiede, certo. Ha già dato le dimissioni. Annunciò il robot con la massima semplicità. Cosa? L'esclamazione fu uno scoppio sonoro praticamente inarticolato. La testa sproporzionata dello scienziato si chinò in avanti. Dimmelo ancora. Ha già dato le dimissioni. Ripeté placido Herbie. Ma non sono ancora effettive. Capisce, sta aspettando che lei risolva il problema di... beh... del sottoscritto. Dopodiché sarà pronto a cedere la direzione al suo successore. Bogert espirò bruscamente. E questo successore chi è? Adesso era vicinissimo a Herbie, con le pupille calamitate dal rosso indecifrabile delle cellule fotoelettriche che costituivano gli occhi del robot. Le parole risuonarono piano. Il prossimo direttore sarà lei. E Bogert, rilassandosi, sfoggiò un sorrisetto teso. È un piacere saperlo. Ci ho sperato molto a lungo e... beh, grazie Herbie. Peter Bogert rimase in ufficio fino alle 5 del mattino e alle 9 era già tornato. Lo scaffale di manuali e tabulati di riferimento che aveva proprio sopra la scrivania era vuoto, perché li aveva consultati tutti. Pagine di calcoli di fronte a lui crescevano millimetricamente, il cumulo di foglie accartocciate ai suoi piedi si trasformava via via in una montagna di carta scarabocchiata. Alle 12 in punto osservò l'ultima pagina, si strofinò gli occhi arrossati, sbadigliò e distese le spalle. Merda. Va sempre peggio. Si voltò di scatto al cigolio della porta e rivolse un cenno del capo a Lanning, che entrò facendo scrocchiare le mani nodose. Il direttore esaminò l'abnorme disordine della stanza e aggrottò le sopracciglia. Hai una nuova teoria? No, rispose Bogert con aria di sfida. Cos'è quella vecchia che non va? Lanning non si prese la briga di rispondere, né di osservare con un minimo di attenzione la prima pagina dei calcoli sulla scrivania di Bogert. Attraverso la vampa del fiammifero con cui si stava accendendo un sigaro, disse: La Calvin ti ha detto del robot?
È un genio della matematica. Davvero notevole. L'altro sbottò. Sì, me l'hanno detto. Ma la Calvin dovrebbe limitarsi alla robopsicologia. Herbie arriva a malapena all'analisi di base, l'ho messo alla prova. La dottoressa Calvin la pensa diversamente. Sarà impazzita. Anch'io la penso diversamente. Gli occhi del direttore si erano serrati in modo minaccioso. Tu? La voce di Bogart si indurì. Di cosa stai parlando? È da stamattina che sto testando Herbie ed è in grado di fare cose che tu non ti sogni neanche. Ah, davvero? Cos'è? Sei scettico? Lanning estrasse dal taschino un pezzo di carta e lo dispiegò. Questa non è la mia grafia, giusto? Bogart osservò le formule larghe e spinose che coprivano il foglio. È di Herbie? Esatto. E ti faccio notare che ha analizzato la tua integrazione temporale dell'equazione 22. E guarda un po'. Lanning picchiettò un'unghia ingiallita sull'ultimo passaggio. È arrivato alla stessa conclusione in un quarto del tempo. Non avevi motivo di escludere l'effetto di latenza del bombardamento positronico. Non l'ho escluso, cazzo. Lanning, come posso fartelo entrare in test? Che viene controbilanciato da... Certo, certo, me l'hai spiegato. Hai usato l'equazione di traslazione di Mitchell, vero? Beh, qui non è applicabile. E perché no? Tanto per cominciare, perché stai usando valori ipercomplessi. E questo che c'entra? L'equazione di Mitchell non ha soluzione quando... Ma cosa cazzo dici? Se vai a rileggerti l'articolo originale di Mitchell, negli atti del... Non ce n'è bisogno. Te l'ho detto sin da subito che non mi piaceva il suo ragionamento. E Herbie mi dà ragione. Ah, beh. Allora perché non chiedi a quel trabicolo di risolvere tutto il problema? Perché stai a perdere tempo con le seconde scelte come me? Il punto è proprio questo. Herbie non è in grado di risolvere il problema e se non ci riesce lui, non ci riusciremo neppure noi. Non da soli. Ho intenzione di sottoporre la questione all'Accademia delle Scienze. È troppo per noi. Bogart rovesciò la sedia balzando in piedi e ringhiò, paonazzo in volto. Non puoi fare una cosa del genere! Lanning avampò a sua volta. Cos'è? Mi stai dicendo cosa non posso fare? Esatto! Rispose inferocito l'altro. Ho praticamente risolto il problema e tu non me lo soffierai proprio adesso, intesi? Non pensare che non abbia capito cosa hai in mente, vecchio stronzo. Ti taglieresti un braccio pur di impedire che mi venga riconosciuto il merito di aver risolto la telepatia robotica. Sei un coglione, Bogart. Ancora un secondo e ti sospendo per insubordinazione. Il labbro inferiore di Lanning fremeva di stizza. Oh, non penso proprio, Lanning. Con un robot telepatico in giro non puoi avere segreti. Quindi ricorda che so tutto delle tue dimissioni. La cenere sul sigaro di Lanning tremolò e cadde al suolo, seguita poco dopo dal sigaro stesso. Ma cosa? Ma cosa? Bogart sogghignò. E il nuovo direttore sarò io, sia chiaro, lo so benissimo, non credere. Che tu lo voglia o no, Lanning, sarò io a dare gli ordini qui. O sta certo che ti ritroverai con la merda fino al collo. Lanning ritrovò la voce e si liberò con un ruggito. Sei sospeso, hai capito? Sei rimosso da ogni incarico. Sei finito. Sono stato chiaro. Il sorriso dell'altro si fece persino più ampio. Ma dai, a cosa serve? Non ne caverai niente. Le carte le ho tutte in mano io. Lo so che hai dato le dimissioni, me l'ha detto Herbie. E l'ha scoperto proprio da te. Lanning si costrinse a parlare con calma. Sembrava vecchio. Un vecchio con gli occhi stanchi e un volto in cui, defluito il rossore, non restava che il giallo pastoso dell'età. Voglio parlare con Herbie. Non può averti detto una cosa del genere. Ci hai provato, Bogart, ma ora voglio vedere il tuo bluff. Vieni con me. Bogart allargò le braccia. Da Herbie? Benissimo, benissimo. E fu sempre a mezzogiorno in punto che Milton Ash alzò lo sguardo sullo schema che aveva abbozzato e disse: «Capisce cosa intendo? Non mi è venuta benissimo, ma l'idea è più o meno questa. È una casa splendida e costa quasi niente.
Gli occhi di Susan Calvin, fissi su di lui, parevano sul punto di squagliarsi. È proprio bellissima. Anch'io ho pensato spesso di... La sua voce sfumò prima di terminare la frase. Ovvio, proseguì secco Ash, posando la matita. Devo aspettare le ferie. Mancano solo 2 settimane, ma questa storia di Herbie mi ha fatto saltare tutti i piani. Abbassò lo sguardo sulle proprie unghie. E poi c'è un'altra cosa, ma è un segreto. Allora me la dica. Ah, prima o poi dovrò farlo. Non vedo l'ora di parlarne con qualcuno e lei è la migliore è confidente che abbia trovato qui. Le rivolse un sorriso mite. Susan Calvin ebbe un tuffo al cuore, ma non se la sentì di parlare. A dire il vero, Ash trascinò la sedia per portarsi più vicino a lei, con la voce ridotta a un sussurro intimo. La casa non sarà solo per me. Mi sposo. E poi si alzò di scatto. Che succede? Niente. Quelle tremende vertigini erano passate. Parlare però era un'impresa. Si sposa, cioè... Beh, certo, era ora, no? Ricorda la ragazza che è venuta in visita l'estate scorsa? È lei. Ma ascolti, si sente bene, non... Un'emicrania. Susan Calvin lo sospinse indietro con un gesto debole. È da un po' che mi vengono. Voglio offrirle tutte le mie felicitazioni. Ovviamente sono molto contenta per... Molto contenta per... Sul suo volto cadaverico spiccavano le chiazze rosso acceso del fard applicato da mani inesperte. Le cose avevano ricominciato a vorticarle intorno. Riuscì a fatica a biascicare... La prego di scusarmi. Arrancando alla cieca verso la porta. Era stata una catastrofe improvvisa come in sogno, col misto di terrore e senso di irrealtà dei peggiori incubi. Ma com'era possibile? Herbie aveva detto... E Herbie doveva saperlo, poteva leggere il pensiero. Si ritrovò a sorreggersi alla maniglia della porta, ansimante, fissando il volto metallico di Herbie. Doveva aver salito i 2 piani di scale, ma non lo ricordava. Il tragitto era durato appena un istante, come in sogno. Come in sogno. E ora gli occhi immobili di Herbie la fissavano, ingigantiti da quel cupo bagliore, globi di luce rossastra nel buio di un incubo. Le stava parlando. Sentiva il freddo del bicchiere di vetro che le premeva contro le labbra. Deglutì. E fra i brividi riprese una vaga coscienza di dove si trovava. E Herbie continuava a parlare. Si avvertiva l'agitazione nella sua voce, quasi che fosse ferito, spaventato, implorante. Le parole cominciavano a riprendere senso. «È un sogno», stava dicendo. «Non ci deve credere. Presto si sveglierà nel mondo reale e ci riderà su. È innamorato di lei, gliel'ho detto, è così, ma non qui, non ora. Questa è un'illusione». Susan Calvin annuì, la voce ridotta a un sussurro. «Sì, sì». Stringeva il braccio di Herbie, ci si aggrappava, continuava a ripetere: «Non è vero, giusto? Niente di tutto questo è vero, giusto?» Non capì mai di preciso cosa la fece tornare in sé, ma fu come passare dall'irrealtà di un mondo di nebbia alla luce spietata del mezzogiorno. Lo spinse lontano da sé, spinse con forza quel braccio di acciaio con gli occhi sbarrati. «Che cosa stai cercando di fare?» Le sue parole divennero un grido stridulo. «Che cosa stai cercando di fare?» Herbie indietreggiò. «Voglio aiutarla». La psicologa lo fissò negli occhi. «Aiutarmi? Dicendomi che era tutto un sogno, cercando di farmi diventare schizofrenica?» Si irrigidì di colpo per la tensione. «Non è un sogno, anche se lo vorrei». Inspirò a fondo. «Allora... Ma allora... Ma allora capisco. Santo cielo, è tutto così ovvio». La voce del robot era terrorizzata. «Non avevo scelta». «E io ti ho creduto. Non avrei mai pensato che...» Un chiasso di voci al di là della porta la fece immobilizzare. Si voltò serrando spasmodicamente i pugni e quando Bogert e Lenning entrarono si trovarono alla finestra in fondo alla stanza.
Nessuno dei due la degnò della benché minima attenzione. Si avvicinarono a Herbie allo stesso tempo, Lanning rabbioso e impaziente, Bogart freddo, beffardo. Fu il direttore il primo a parlare. «Allora, Herbie, adesso ascoltami». Gli occhi del robot si posarono di scatto sull'anziano direttore. «Sì, dottor Lanning». «Hai mai parlato di me col dottor Bogart?» «No, signore», rispose lentamente. Il sorriso sul volto di Bogart si spense. «Ma cosa stai dicendo?» Bogart oltrepassò il suo superiore e si piazzò di fronte al robot. «Ripeti quello che mi hai detto ieri». «Ho detto che...» Herbie si ammutolì. Dal profondo del suo corpo giungeva smorzata la vibrazione disarmonica del suo diaframma metallico. «Non avevi detto che si era dimesso?» ruggì Bogart. «Rispondi!» Bogart alzò bruscamente un braccio, ma Lanning lo spinse da parte. «Stai cercando di costringerlo a mentire con le minacce?» «L'hai sentito anche tu, Lanning. Ha cominciato a dire di sì, poi si è fermato. Levati di mezzo! Voglio che dica la verità, hai capito?» «Glielo chiedo io», disse Lanning rivolgendosi poi al robot. «Va bene, Herbie. Rilassati. Mi sono dimesso». Herbie continuava a fissare il vuoto e Lanning ripeté con un filo d'ansia. «Mi sono dimesso?» La testa del robot accennò un flebile diniego. Una lunga attesa non produsse altro. I due uomini si fissavano con un'ostilità quasi palpabile. «Ma che cazzo!» sbottò Bogart. «Cos'è? Ha perso l'uso della parola? Non sai più parlare, ammasso di ferraglia che non sei altro!» «So parlare», rispose subito quello. «Allora rispondi alla mia domanda. Non mi avevi detto che Lanning si era dimesso? Si è dimesso, sì o no?» E di nuovo non ci fu altro che un silenzio sordo, fino a quando, dal fondo della stanza, all'improvviso, risuonò la risata di Susan Calvin. Una risata stridula, quasi folle. I due matematici sobbalzarono e Bogart la fissò stringendo gli occhi. «Che ci fa lei qui? E cosa c'è da ridere?» «Non c'è niente da ridere». La sua voce non era del tutto naturale. «Non sono l'unica a esserci cascata. Semplicemente è ironico che tre dei massimi esperti mondiali di robotica siano caduti nello stesso tranello. Per di più così elementare, non trova?» La sua voce si fece più debole e si portò una mano alla pallida fronte. «Però sì, in un certo senso fa ridere, e come?» Stavolta lo sguardo che si scambiarono i due era carico di perplessità. «Ma di che cosa sta parlando?» chiese brusco Lanning. «Herbie, ha qualcosa che non va?» «No», disse lei avvicinandosi piano. «Lui non ha nulla che non va. Noi sì». Si voltò di scatto e gridò al robot. «Vattene, vai lì in fondo alla stanza, non ti voglio vedere». Herbie si fece piccolo piccolo, cogliendo la furia nello sguardo della robopsicologa e trotterellò via sferragliando. Ora il tono di Lanning era aggressivo. «Cos'è questa storia, dottoressa Calvin?» Lei li guardò negli occhi e disse con sarcasmo. «Presumo che conosciate la prima legge della robotica, non è vero?» I due annuirono all'unisono. «Ovvio», disse irritato Bogart. «Un robot non può arrecare danno a un essere umano o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno». Che parole magnifiche. «Ma quale tipo di danno, di preciso?» «Beh, qualunque tipo». «Esatto, qualunque tipo di danno. E una delusione? Una ferita all'orgoglio? Una speranza tradita? Sono danni questi?» Lanning aggrottò la fronte. «Ma un robot cosa ne può sapere di...» E poi si interruppe, con un sussulto. «Ci è arrivato anche lei, vero? Questo robot legge il pensiero. Crede che non sappia tutto della sofferenza interiore. Crede che, se una persona gli pone una domanda, non riceve precisamente la risposta che desidera sentire. Crede che Herbie non sappia che qualunque altra risposta lo ferirebbe». «Santo cielo», mormorò Bogart. La psicologa gli scoccò un'occhiata beffarda. «Presumo che abbia chiesto se Lanning si fosse dimesso. Desiderava una risposta positiva e Herbie gliel'ha data». «E immagino sia per questo», disse Lanning meccanicamente.
che poco fa non voleva rispondere. Qualunque risposta avrebbe ferito uno di noi due. Ci fu una breve pausa, in cui i due fissarono pensosi il robot in fondo alla stanza, rannicchiato su una sedia accanto alla libreria, con la testa appoggiata ad una mano. Susan Calvin non staccava gli occhi dal pavimento. Sapeva tutto, quel mostro. Sa tutto, incluso cos'è andato storto nel suo assemblaggio. Aveva uno sguardo cupo, rancoroso. Lanning si riscosse. Qui si sbaglia, dottoressa. Non lo sa, gliel'ho chiesto. E questo cosa vorrebbe dire? Solo che lei non voleva che Herbie gli fornisse la risposta. Il suo orgoglio ne sarebbe stato ferito se una macchina arrivasse dove lei non è stato capace di arrivare. Gliel'ha chiesto lei? Domandò a Bogart. In un certo senso, mi ha detto che non si intendeva molto di matematica. Lanning fece un risolino flebile e la psicologa sorrise caustica. Disse: glielo chiedo io. Il mio ego non rimarrebbe ferito se la soluzione la trovasse lui. Lo chiamò con voce fredda e imperiosa. Vieni qui. Herbie si alzò e si avvicinò a passi esitanti. Presumo che tu sappia con precisione in quale fase del tuo assemblaggio si è introdotto un fattore estraneo o un passaggio cruciale è stato saltato. Sì, ammise Herbie con una vocina quasi impercettibile. Aspetti! Si intromise il rabbioso Bogart. Non è necessariamente vero, è solo ciò che lei vuole sentirsi dire. Non dica sciocchezze. È ovvio che in fatto di matematica ne sa perlomeno quanto lei e Lanning messi insieme, visto che vi legge la mente. Gli dia una chance. Il matematico cedette e Calvin proseguì. Va bene, Herbie. Dici tutto, stiamo aspettando. E poi sottovoce. Signori, prendete carta e penna. Però Herbie rimase in silenzio e la psicologa insisté, trionfante. Perché non rispondi, Herbie? D'un tratto il robot sbottò. Non posso. Lo sa che non posso. Dottor Bogart e dottor Lanning non vogliono. Certo che vogliono la soluzione. Ma non da me. Lanning si intromise parlando piano, scandendo bene le parole. Non dire scemenze, Herbie. Certo che vogliamo che tu ci dia la soluzione. Bogart annuì di malavoglia. La voce di Herbie ora era uno strillo come di sirena. Ma a cosa serve dire una cosa del genere? Non capite che vedo molto più a fondo della superficie della vostra mente? Sotto sotto voi non volete. Io sono una macchina e ho un simulacro di vita solo grazie all'equilibrio positronico del mio cervello, che è un'invenzione umana. Non potete perdere la faccia di fronte a me senza rimanere feriti. Questa convinzione è radicata nel profondo della vostra mente e non può essere cambiata. Non sono in grado di darvi la soluzione. Allora usciamo, disse Lanning. Dalla la dottoressa Calvin, allora. Non cambierebbe nulla, perché sapreste comunque che sono stato io a dargliela. Calvin ribatté. In ogni caso ti renderai conto, Herbie, che nonostante tutto ciò, il dottor Lanning e il dottor Bogart la vogliono la soluzione. Ma vogliono arrivarci da soli, insisté Herbie. Però la vogliono, e il fatto che tu ce l'hai e ti rifiuti di dargliela li fa soffrire. Lo capisci, vero? Sì, sì. Tuttavia soffriranno anche se gliela dici. Sì, sì. Herbie stava indietreggiando lentamente, incalzato passo passo da Susan Calvin. I due uomini le fissavano attoniti, immobili. Non puoi dirglielo, cantilenò piano la roba psicologa, perché li farebbe soffrire e non puoi accettarlo, ma soffriranno anche se non glielo dici. Quindi glielo devi dire. Ma se lo fai, soffriranno e non puoi accettarlo, quindi non glielo puoi dire. Ma se non lo fai, soffriranno, quindi devi farlo. Ma se lo fai, soffriranno, quindi non devi farlo. Ma se non lo fai, soffriranno, quindi devi farlo. Ma se lo fai... Herbie era a spalle al muro e cadde in ginocchio. Basta! Chiuda la sua mente, là dentro c'è solo dolore e odio e frustrazione. Non l'ho fatto apposta, gliel'ho detto, volevo aiutarla, le ho detto quello che voleva sentirsi dire, non avevo scelta. La psicologa non gli diede ascolto. Glielo devi dire, ma se lo fai soffriranno, quindi non devi farlo. Ma se non lo fai, soffriranno, quindi devi farlo, ma... E Herbie
gridò. Fu come il fischio di un clarinetto amplificato svariate volte, via via più stridulo e acuto finché non squarciò l'aria della stanza con terrore di un'anima in pena. Quando scemò sino a spegnersi, Herbie rovinò a terra in un mucchio di ferraglia immobile. Bogart sbiancò in volto. «È morto!» «No!» Susan Calvin ebbe uno scoppio di risa incontrollabili che le squassarono tutto il corpo. «Non è morto! È solo impazzito! L'ho messo di fronte a un dilemma insolubile e poi non ha retto. Ora potete smantellarlo, non parlerà mai più.» Lanning era in ginocchio accanto alla cosa che sino a poco prima era stata Herbie. Sfiorò il suo impassibile viso metallico e rabbrividì. «L'ha fatto apposta.» Si alzò e la fissò negli occhi con il volto scontratto. «E anche se fosse, ora non ci può fare più nulla.» E poi, con uno scatto improvviso di amarezza, «se la meritava.» Il direttore prese per il polso Bogart, che era rimasto come paralizzato. «E cosa cambia? Su, Peter, andiamo. Un robot pensante di questo tipo è inutile in ogni caso.» I suoi occhi erano vecchi, stanchi. «Su, Peter!» Dopo che i due ne furono andati, ci vollero svariati minuti perché la dottoressa Susan Calvin riprendesse almeno in parte il proprio equilibrio mentale. Lentamente i suoi occhi si posarono su Herbie, mezzo vivo e mezzo morto, e i suoi lineamenti si indurirono di colpo. Lo fissò a lungo e gradualmente il trionfo svanì dal suo volto per cedere il passo alla frustrazione impotente. E di tutto quel vortice di pensieri le scappò dalle labbra una parola sola, piena di amarezza senza fine. «Bugiardo!» Con questa parola abbiamo finito, ovviamente. So che non mi dirà più altro. Se ne rimane lì alla scrivania con un'espressione fredda e smarrita nei ricordi. «Grazie, dottoressa Calvin», le dico. Ma lei non risponde. Ci vogliono 2 giorni prima che accetti di ricevermi di nuovo.